Ciao ragazzi e ragazze, eccomi qui in ritardo super per provare questi amatissimi ombretti liquidi di Mesauda che ieri ho mostrato. Sono uno spettacolo. Sono belli anche sotto un ombretto, volendo, ma oggi mi piace usarlo semplicemente neutrale, come si può dire. Aspettiamo un attimo che si asciughi. Intanto vi mostro questa tinta labbra di Dolce Gabbana, che è osservatrice scaltra. Ho mostrato su Look Fantastic. Ho preso proprio la colorazione che ha detto lei perché mi piaceva un sacco e siccome adesso non vedo proprio niente. Se siete interessate, lo metterò sotto come messaggino. Allora, prendo poi questo qua di Kiko, è la palette numero 01 qui, con un pennellino voglio prendere un attimino questo qua. E lo porto un po' qua, tampono un pochettino. Allora, io ho visto un video su Instagram, mi sembra, o YouTube, non ricordo, che praticamente hanno messo la matita eyeliner di Kiko e sopra, e hanno utilizzato questo che è un grigio bluette. Molto carino, eh? Poi riprendo un pochino. L'ombretto di Mesauda che è sublime. Avete detto una di voi mi ha scritto che non si trovano già più, era già sold out. Cioè, non l'ho preso chissà quanto tempo fa. E vanno a ruba. Infatti, quando l'ho visti, ho pensato minimamente due volte. Ho subito ordinati perché so che hanno questa. Opla. Questa prerogativa di andare subito sold out. Ma per fortuna li vendono in altri siti, non so se Douglas e quale altro, non ricordo. Comunque poi Mesauda secondo me li rifornisce perché dato il successone penso proprio che sia così. Io prendo anche un pochino di questo, però voglio prendere anche l'altro. E ne metto una puntina perché sono veramente scriventissimi, no? E quindi ne va applicato proprio pochissimo. Sono fantastici. Allora prendo poi dal pennellino, vado proprio
Ne prelevo un po' e la metto qui, così. Come faccio spesso con questi. Ok, a posto. E mi fermo qui. Diciamo che come top coat, cioè sopra un altro un bello ombretto, che può essere un grigio, un panno, qualsiasi, ci stanno divinamente. Io poi voglio fare un'altra cosa. Prendo cupi e cupi e lo porto un po' qua. Volendo si poteva mettere anche questo, se volevate stare sul tema azzurro. E poi applicare l'altro. Io volevo prendere un pochino dell'altra palette di Kiko. Io le ho tutte e tre, quindi. Eh sì. Pennello lo so che è grosso, non ha importanza. Non c'è macchia, eh. Sembra, ma non è. No. I capelli orribili, non fateci caso. Ora. Si può anche mettere sopra un po' di questo in oro, così da me piace, non so voi, anche perché calcolate che lo sto facendo, scusate, veramente di corsa. Sì, a volte vengono anche meglio fatti di corsa, ma con un po' più di tempo ci ragionavo un pochino sopra su che colore. Non metto l'eyeliner blu perché è banale, secondo me, è scontato. Non mi va troppo tutto. A me l'azzurro, il turchese. L'azzurro, il verdino, quei colori. Mi piace proprio dare il contrasto con il marrone, il nero. E a volte anche l'albicocca. Il colore albicocca. Sono colori un po' contrastanti, un po' particolari. Metto il mio mascara. Sul mascara devo dire che io, anche se questo è buono, perché la brand è lo stesso, io preferisco quello al carbone che ho terminato. Sapete però anche che il mascara, dopo qualche giorno, un capello, se, dopo qualche giorno, risulta quello che deve, l'effetto che deve fare, cioè penso che ormai lo sappiate anche voi. Non è subito pam, mascara secondo me dopo qualche passata o qualche giorno che lo si utilizza, un paio di giorni, uno, due, sì, diciamo due. Infatti adesso lo trovo più wow. L'altro mi ha dato l'effetto quasi subito, questo ci ha voluto un giorno in più. Però dicono che questo sia ancora meglio dell'altro, perciò lo utilizzerò con più calma. Ecco, io ho fatto il danno, la fretta fa questo anche. E noi non ci abbattiamo.
prendo quello che ho fatto con l'altro dal col pennellino, vado a portarlo un po' qua e qua, in modo che è bellissimo, non ho altre parole. Sono bellissimi tutti. Ecco. Vado a prendere con le dita un pochino di illuminante. Io trovo che siano spettacolari. Fatto. Un bacione grande, scusate la fretta.